c'è un limite a tutto. Cioè, ma poi vorrei capire quante pagine hanno venduto con Ismaili. Cioè, Ismaili non è un nome che scalda la piazza, anzi. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion. Oggi è martedì, mancano pochi giorni a Napoli-Atalanta. Oggi però voglio parlare insieme a voi di un argomento che diciamo è un argomento che magari andava trattato ieri perché era la notizia di ieri, però ieri ho voluto caricare quel video simpatico con papà su Lufufu e spero, diciamo, se ve lo siete persi ve lo lascio qua in alto nelle schede perché secondo me è un video carino. E oggi voglio parlare appunto di questa notizia. Inizialmente non volevo farlo il video perché mi sembrava una perdita di tempo, però poi ho detto, cioè, dentro di me c'era questa vocina che mi diceva parlane, parlane perché sì, perché sono dell'idea che c'è un limite a tutto, mettiamola così. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando ragazzi, andiamo verso i 3500, quindi iscrivetevi in massa, è totalmente gratis e poi attivate anche la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Allora, parliamo di Ismaili. Io già dicendo il nome mi viene da ridere. Allora, che è successo ieri? Il procuratore, anzi un intermediario, perché non è proprio il procuratore di Ismaili, ieri, durante una trasmissione a una radio, ha appunto parlato di questa trattativa tra questa fantomatica, ecco, usiamo i termini, questa fantomatica, questa presunta trattativa tra Ismaili e il Napoli. E ha detto varie cose. Ora qui non mi metto a dire tutto quello che ha detto, però facendo un riassunto, ha praticamente detto che Ismaili sarebbe diciamo, interessato al Genoa e al Sassuolo. Ci sono queste due squadre che sembrerebbero interessate a lui, però lui vuole fare lo step ulteriore e ha deciso di unirsi agli Azzurri, come se questa trattativa fosse fatta, diciamo, fosse bella che fatta, pronta e che si dovrebbero soltanto mettere le firme. Cioè, sembra tutto fatto, no? Ismaili va al Napoli, ufficiale. C'è un passaggio bellissimo che proprio quando l'ho letto ho capito che stavamo di fronte a una boutade. Ecco, perché non voglio essere scurrile in questo video, però dovrei farlo. Può giocare in una difesa a 3 e anche in una difesa a 4, ma può essere impiegato anche davanti alla difesa in un centrocampo a 5. Sono sicuro possa essere molto utile in coppia con Rachmani, cioè questo intermediario addirittura vede Ismaili titolare vicino a Rachmani nel Napoli. E poi ovviamente quando hanno sentito, diciamo, la piazza in generale, quando ha sentito Ismaili può giocare con la difesa a 3, automaticamente si è collegata questa cosa a Conte. Cioè ieri è stata fatta passare la notizia che Ismaili porterà con sé Conte al Napoli. Io capisco che durante la pausa nazionale ci sia poco da dire e che si devono inventare le cose per vendere i giornali. Però, cioè, c'è un limite a tutto. Cioè, ma poi vorrei capire quante pagine hanno venduto con Ismaili. Cioè, Ismaili non è un nome che scalda la piazza, anzi, la scalda in negativo, fa bestemmiare la piazza e fanno bene. Ragazzi, perché con tutto il rispetto per Ismaili, ma parliamo di un calciatore fatto e finito, perché ha 27 anni e va per i 28, che finora ha giocato nell'Ajduk Spalato in Croazia e in Italia ha giocato nello Spezia e nell'Empoli. Cioè parliamo di un giocatore che la cui dimensione è la lotta per la retrocessione, massimo salvezza. Cioè è un giocatore massimo da parte destra della classifica, con tutto il rispetto, non voglio offenderlo Ismaili, ma la carriera dice questo. Allora stanno proprio inguaiati. Cioè allora vuol dire ridimensionamento pesante. Questo vuol dire, se fosse vero, ma io mi rifiuto di credere che questa trattativa esista e vada avanti. Cioè per me questa notizia è più che altro un tentativo dei suoi procuratori, dei suoi intermediari per, diciamo, pubblicizzarlo e magari far arrivare qualche altra squadra, che so, appunto il Genoa, che so, sta cercando un centrale, magari legge questa notizia e dice andiamo a prendere Ismaili prima che ce lo soffi il Napoli. Io voglio sperare che sia questo, perché se veramente il Napoli prende Ismaili, allora dobbiamo preoccuparci seriamente. Dobbiamo preoccuparci seriamente.
Cioè, io onestamente, se devo andare a prendere Ismaili, mi tengo tutta la vita Østergaard, che mi sembra di un livello un po' più alto. Ok, proprio esagerando, lo posso vedere al posto di Juan Jesus a fare il quarto, che proprio entra nelle situazioni estreme di emergenza, ma oltre no. Quindi io voglio sperare che tutta questa situazione sia uscita fuori solo perché devono pubblicizzare il giocatore per farlo andare da un'altra parte, che non sia il Napoli, onestamente. Che magari si è scocciato dell'Empoli, vuole fare lo step avanti, va, non lo so, va al Genoa, va al Monza, queste squadre qua. Ma oltre no, ripeto, 27 anni. Cioè, questo non è il profilo di giocatore che cerca il Napoli. La filosofia del Napoli qual è? Prendere i giovani che sono potenzialmente da top club, che sono magari adocchiati da top club, arrivarci per primo, coltivarlo in casa, crescerlo per poi lanciarlo verso le grandi squadre europee, verso i top club e rivenderlo bene. Questa è la filosofia del Napoli, non prendere i giocatori dall'Empoli, dallo Spezia, con tutto rispetto, che non può, non dici manco, sai, c'ha 20 anni, c'ha 21 anni, vabbè, dici ci può stare, è un giovane con dei margini di miglioramento in prospettiva, ma stiamo parlando di un 28enne quasi, ragazzi, è un giocatore fatto e finito, non stiamo parlando di un giovane in prospettiva. Quindi veramente io quando ho letto sta cosa, poi il collegamento con Conte, veramente mi rifiuto di commentarlo perché io ho una certa intelligenza che vorrei preservare e anche nei vostri confronti non voglio assolutamente parlare di questa cosa perché ecco qua ci vuole il termine giusto, è una cazzata. Chiusa questa parentesi, che altro dire? Vabbè, ho fatto ieri il sondaggio però sul canale perché ero curioso di sapere la vostra su questa notizia di Ismaili e sono contento perché il 76% ha votato invenzione giornalistica e io sono assolutamente dalla parte di queste persone. Il mio cervello dice no, è un'invenzione, vai tranquillo, non succederà mai. Però sai, quel piccolo angolino di terrore che c'ha la paura che possa essere vero c'è sempre. Però io rimango dell'idea che sia tutta una farsa per fare pubblicità al giocatore e mandarlo da un'altra parte. Detto questo, ragazzi, brevemente, altre due notizie su Kvara. La cosa che volevo commentare insieme a voi, che è uscita in queste ultime ore, pare che De Laurentiis voglia ufficializzare, voglia parlare del rinnovo in estate dopo l'Europeo. Ora, secondo me, prima fai questo rinnovo e meglio è, e specialmente prima dell'Europeo, perché ragazzi, oggi è un giorno importante. È un giorno importante perché oggi alle 18 ci sarà Georgia-Grecia e chi vince va all'Europeo. Quindi Kvara potenzialmente stasera può strappare il pass per l'Europeo e se lo fa, per il giocatore e per la Georgia in generale, io sono contentissimo. Però, diciamo, guardando la situazione dall'aspetto del Napoli, il Napoli oggi deve sperare che non ci vada agli europei Kvara, perché andare agli europei vuol dire mettere Kvara in un'ennesima vetrina ancora più grande, perché poi lì parliamo di europei, quindi se proprio tutta l'Europa ti guarda e sappiamo benissimo che tanti top club durante queste manifestazioni vanno in giro a vedere i giocatori, quindi se Kvara va all'Europeo è un problema per il Napoli. Perché vuol dire che hai agli occhi di tutta Europa addosso e sarà difficile poi andare a parlare del rinnovo senza che qualcuno, senza qualche top club venga a farti delle offerte, perché arriveranno secondo me. Quindi io, se fossi in De Laurentiis, farei questo rinnovo il prima possibile. Perché poi se aspetti l'Europeo, metti caso no, che la Georgia fa un Europeo. Non dico che va in finale, no, però so, già che passa il girone e fa un quarto di finale, e metti caso che Kvara in questo percorso fa un cammino stratosferico, fa gol e assist a ogni partita, poi questi 6 milioni basteranno per fargli rinnovare il contratto? Questa è la mia domanda, diciamo, è la domanda che faccio a Napoli e che faccio anche a voi. Quindi io sinceramente andrei per il rinnovo già oggi, cioè il prima possibile, prima che inizino gli europei, perché se tu aspetti l'europeo, poi c'è il rischio che Kvara fa un grande europeo e poi lì cambia tutto, perché poi lì il procuratore ovviamente
il coltello dalla parte del manico e dice: però guarda, Kvara ha fatto un europeo importante, secondo me dovremmo arrivare a 7-8 milioni, e poi lì che fai? Quindi io onestamente lo farei prima. Detto questo, capitolo allenatore molto brevemente: è da ieri che si sta parlando di italiano, addirittura contratto biennale, già tutto pronto. L'accoppiata a Cardi DS e italiano allenatore non mi dispiace assolutamente. Riguardo il direttore sportivo, che secondo me è l'argomento principale, che dovrebbe arrivare prima lui e poi l'allenatore e poi i calciatori, il DS oggi tutti parlano di Accardi. A me sembra un bel nome, è un nome alla Giuntoli, cioè quel DS giovane che comunque in rampa di lancio ha fatto dei colpi da quando è Empoli importanti, ragazzi, ha preso Baldanzi, Fazzini, Bennacer, Isai. C'è un altro giovane, ragazzi, che ha preso quest'anno, che secondo me sarà fortissimo, Spendi, preso dal Cesena, secondo me diventerà fortissimo. I colpi, Krunic anche, comunque dei colpi importanti in una realtà come l'Empoli, perché è importante dire questa cosa, lui è il DS dell'Empoli, quindi ha budget diversi, ha una reputazione diversa, con quel contesto comunque ha fatto vedere cose importanti, quindi a me a Cardi come DS piacerebbe tantissimo. Lo vedo un po' sulla falsa riga di Giuntoli. L'accoppiata a Cardi italiano, secondo me è un'accoppiata buona che ti può portare a un progetto importante, ecco, quindi vediamo se sarà effettivamente così. Italiano comunque quest'anno, se non sbaglio, c'ha il contratto in scadenza proprio a fine di questa stagione, però c'ha un altro anno come clausola, però unilaterale da parte della società, quindi se la società vuole tenere un altro anno può farlo. Mi pare che qualche settimana fa Italiano avesse annunciato di lasciare la Fiorentina a fine di questa stagione, probabilmente dipenderà dagli obiettivi. Se va di nuovo in finale di Conference, se fa di nuovo la finale di Coppa Italia e se riesce ad arrivare in Europa League o in Champions, può essere anche che la società lo tiene un altro anno. Poi là, ragazzi, onestamente vi dico anche una cosa: secondo me questa cosa di Barone che ci ha lasciati potrebbe essere magari quella cosa che ti fa dire, diciamo, che la società dice a Italiano: resta un altro anno, abbiamo già perso Barone, se perdiamo anche te diventa tutto più complicato, ecco, quindi non lo so, bisogna un po' vedere. Qua di giorno in giorno si evolvono delle cose, ecco, quindi dobbiamo aspettare, però io penso che prima di tutto vada preso il DS. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti su Ismaili, su Italiano, su Accardi. Dai, qualche altro giorno di sofferenza, anche se, ragazzi, onestamente, cioè quest'anno il Napoli non è che ci sta regalando grandissime emozioni, che dici: wow, che palle la pausa, no, un po' il contrario, però onestamente non ce la faccio, cioè, nonostante lo schifo di quest'anno, non vedo l'ora che torni in Napoli, perché voglio vedere le partite, onestamente. Parlare di queste cose ogni giorno, cioè, io lo faccio perché, raga, devo mantenere il canale attivo, perché se sto fermo 2 settimane poi ripartire è un problema, quindi io devo stare sul pezzo tutti i giorni e probabilmente in certi momenti sarò anche palloso per qualcuno, però io devo farlo, perché se devo stare sul pezzo tutti i giorni, o quantomeno un giorno sì, un giorno no. Perché poi se tu stai fermo 2 settimane, puoi ripartire è un problema, perché YouTube c'ha un algoritmo, tutte cose, diciamo, che voi spettatori non dovreste, diciamo, che non vi interessano, però io lo devo fare da creatore di contenuti, ecco. Quindi detto questo, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, mi raccomando, che è totalmente gratis, attivate poi la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Mancano 3 giorni, dai, 3 giorni a Napoli-Atalanta, manca poco. Quindi detto questo, ragazzi, buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli!